presentato alle cascine e alle morasse di Verres l'evento Medioevo nella terra degli Chalan, edizione 2024. La festa medievale rievoca l'atmosfera autentica di quel periodo e coinvolgerà i comuni di Bar, Chalon-Saint-Victor, Châtillon, Brusson, Fenis, Isogne e Verres, che proporranno rievocazioni storiche, giochi e duelli, battaglie, esibizioni con cavalli, cantastorie, giullari, esibizioni di falconeria, di arcieri e intrattenimento culturali ed enogastronomici. Ne parliamo con Ezio Buovo. Ezio Buovo, oltre che essere una giornalista, scrittrice, ha scritto anche diversi libri proprio sul casato, quindi diciamo che meglio di lei nessuno può raccontarci questa bellissima storia. Io la chiamo storia perché comunque è una rivocazione che ti prende perché vedi tutti i personaggi che vengono interpretati oggi come oggi da persone che lo fanno col cuore, lo fanno con sentimento e sembra proprio di vivere in quei momenti. Raccontiamo un po' questo Medioevo nella terra degli Chalan. Beh, grazie intanto delle tue parole nei miei confronti. È assolutamente vero che sembra di essere davvero calati nel Medioevo quando si partecipa a queste rievocazioni, perché effettivamente chi lo fa con passione, e proprio grazie alla terra degli Chalan, a questa cosa nata insieme, 7 comuni quest'anno, è nata prima con meno comuni, si stanno aggiungendo, è veramente voluta da chi crede nella valorizzazione di questa parte di storia, che è importantissima. Peraltro proprio quest'anno ricorrono i 600 anni da quando il duca di Savoia Amedeo VIII ha donato il titolo di conte a Francesco di Chalan il 15 agosto, per cui siamo davvero, quest'estate sarà davvero importante e sentiremo davvero caldo il momento. Il numero dei comuni che accettano di far parte di questa congregazione continua a aumentare, siamo arrivati a 7 comuni che tra il mese di luglio e il mese di agosto, ognuno in date diverse, in modo tale che si possa usufruire di tutto il territorio, quindi possiamo anche conoscere il territorio, i castelli dove vivevano gli Chalan, questi padroncini della bassa valle, e quindi praticamente diciamo il territorio anche questo è usufruito da tutti i figuranti che prendono per mano i visitatori e raccontano un po' la storia. Esatto, preciso non sarà solo fino ad agosto, perché l'ultima sarà proprio il primo weekend di settembre, e non sono stati solo padroncini della Bassa Valle, ma tutt'altro sono stati signori di tutta la Valle d'Aosta. Infatti in tutta la loro epopea si enumerano soprattutto le lotte fatte di tribunali, fatte anche di armi, per contendersi questo titolo nei diversi rami della famiglia. Partiamo appunto questa della Bassa Valle, ma arriviamo a Demaville, a Châtillon, e Châtillon fa infatti parte di uno dei 7 comuni. Che organizzeranno ognuno secondo le proprie, diciamo, direttive diversi interventi. Interventi che sono decisamente anche belli da seguire per il pubblico. Ci sono delle scorribande con i cavalli, delle lotte, ci sono dei duelli, c'è l'enogastronomia, ci sono gli arcieri, c'è praticamente la possibilità proprio di vivere, di annusare quel periodo di storia. Esatto, le rievocazioni sono proprio costruite secondo quello che è la storia, quello che è stato tramandato, per cui tutti i gruppi e tutti i comuni che partecipano cercheranno proprio di essere più fedeli possibile nella riproposizione di questi eventi, di questi momenti, diversi fra loro, perché ovviamente ogni comune nella loro particolarità legata alla loro storia, al loro momento importante nella storia, ha dato qualcosa di diverso e propone al pubblico, proprio perché, come dicevi, possa avere, seguendo nei diversi appuntamenti, un'impressione più larga possibile di quello che è stato il Medioevo.
Una grande mostra di ricerca sul tema del numero negli artisti tra il XX e il XXI secolo. Dopo aver dedicato delle mostre monografiche a grandi autori come l'estate scorsa a Joan Miró, è la volta di una mostra inedita espressamente creata per il Museo Archeologico Regionale che raccoglie oltre 70 opere di diversi artisti. Il tema è un tema molto interessante, come il numero da segno diventa elemento concettuale che consente agli artisti una riflessione sul tempo, sullo spazio, sulla narrazione. Tra le opere in mostra ce ne sono diverse importantissime, tra cui il Neon Five Fives di Joseph Kossuth. Artisti e numeri, ma è un connubio, è un qualcosa che uno diciamo sorregge l'altro, o eppure è una, non dico invenzione, ma un far un comodo abbinare l'artista con i numeri, e perché? Ma allora, esistono parecchi testi scritti da esperti su arte e matematica. Era già stata fatta una mostra sulla matematica negli anni 70, 50 anni fa. Io non volevo fare una mostra solo sulla matematica, mi interessavano varie sezioni, vari momenti, quindi arte narrazione, arte tempo, arte e aritmetica, perché qui è più aritmetica che matematica. Insomma, io ho diviso queste opere in sezioni, in gruppi, con artisti che in parte già conoscevo e facevano parte anche di dei miei studi, e artisti che avevano già esposto in altre mie mostre, e alcuni sono state delle piacevoli scoperte. E quindi, come sempre quando si lavora a questo tipo di mostre, quando si chiede a qualcuno, un collezionista, una cosa, poi si scopre che questo collezionista ne ha altre che ti possono essere utili per la mostra. A me è piaciuto molto metterli in dialogo, secondo me qui ci sono degli artisti che dialogano molto bene fra loro. Avrebbero potuto essercene altri 20, ma questo è il limite dello spazio, insomma. Credo che una mostra di questo tipo ci possa far capire in fondo che da qui possono partire tante altre strade, insomma, è rizomatica, è come se fossero dei rami, delle radici che si possono poi sviluppare in altra maniera. È una mostra molto leggera, diciamo che si vede, è fruibile, è armoniosa, posso dire che ci si trova bene, cioè voglio dire, dà subito un'idea di quello che si vuole cercare di far capire con questa esposizione, anche come è stata messa. C'è un rapporto tra artista, numero, che può inficiare eventualmente il lavoro dell'artista? Ma secondo me no, cioè chiaramente l'avere diviso per sezioni, e da parte mia il non avere scelto troppe opere, perché io non amo le mostre piene, cioè io credo che il visitatore debba avere tutto, non solo il tempo ma anche lo spazio intorno all'opera, perché quando le mostre sono piene si rischia un po' di essere disturbati. Ecco, questo sicuramente, credo che però nessuna delle opere, anche quando come in quella parete ci sono Agnetti e Kinholz, che sono due artisti diversi fra loro, che hanno lavorato tutte e due, non ci sono più, insomma, quindi c'è un discorso di passato, però ecco, questo è proprio il lavoro del curatore, che chiaramente fa una sorta di regia, deve metterli in dialogo, deve porli in dialogo. Qui c'è Nespolo che dialoga con Tapies, cioè due artisti diversissimi fra loro, però questo Tapies è un progetto di questo tappeto stupendo che ci troviamo alle spalle, e qui diciamo che il discorso va oltre. Perché? Perché il tappeto in fondo è un oggetto che va al di là dell'arte, cioè l'artista progetta, ma il tappeto è un oggetto di cosiddetto, insomma, che viene considerato da molti di arte più decorativa, di arredamento, in questo caso non lo è.
Mi è piaciuto mettere insieme il numero da molti punti di vista, con accezioni diverse e mettendo anche delle opere importanti per la storia dell'arte, come il Kossuth che lui aveva dedicato a Donald Judd, piuttosto che il bellissimo Mario Merz con la solita serie di Fibonacci, che poi man mano, che poi è una banalità perché lui è un matematico del 1200 e in realtà scopre la serie di Fibonacci perché deve contare i conigli dell'allevamento del padre, cioè anche nel 1200 non avevano i calcolatori, cioè un Abacus Erratus di Cioni Carpi che ho trovato per caso proprio mentre stavo preparando questa mostra. Qui ci sono dei numeri che numerano per esempio le pietre di cave, piuttosto qui ancora, qui il riferimento è a Cordova, questa è Elisabeth Scherfig, e lì ci sono tutta una serie di bandiere, di numeri e tutto il lavoro di Agnete che è sempre molto complesso, in cui il numero è portante. Poi per me è stato mettere insieme dei mostri sacri dell'arte con anche delle nuove proposte, dei giovani come Elisabetta Casella, come Pessarelli, come Bologna, cioè gente come Beatrice Pasquali, cioè persone che non erano, non hanno fatto le mostre al MoMA, ma che secondo me hanno un lavoro importante e interessante, e questa è un po' la scommessa, magari tra 30 anni li troveremo nei musei, già questa è una bella, insomma è un bel traguardo, questo è un museo importante, quindi io ne sono fiera.